Ma anche di Madame Web fanno il film. Ma quanto vogliono spremere questa gallina dalle uova d'oro di nome Spider-Man? Sigla! Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mondo virtuale Official Channel, sono Maga. Oggi nuova nerd news fresca fresca sul mondo di Spider-Man targato Sony. Prima di iniziare, condividete il video, lasciate un bel like e andate nella descrizione e seguiteci su tutti i social, che è importante perché in un mondo di numeri, avere i numeri alti serve a tantissimo per crescere e portarvi video sempre nuovi. Detto ciò, la Sony ha annunciato di aver trovato gli scrittori per il nuovo film di Madame Web. Sì, il nuovo film di Madame Web. So che pochissimi di voi, solo quelli che leggono Spider-Man, sapranno chi è questa Madame Web. E fare un film su di lei non lo trovo stupido, ma non lo trovo neanche sensatissimo. L'unico modo per fare un film del genere è che questo film sia il collegamento tra tutti i prossimi film, tra tutti i prossimi mega eventi che vogliono far fare a Spider-Man. Perché, per chi la conosce, Cassandra Webb è una vecchia, è brutto dire così, però nei fumetti una vecchia che ha poteri di chiaroveggenza, preveggenza, appare alle altre persone, eccetera. Insomma, è un personaggio importante che di solito mostra il futuro anche di Spider-Man, eccetera. Quindi potrebbe essere proprio un ponte per tutti gli altri film. Per chi invece conosce ancora più appieno e ha letto specialmente ultimamente le storie di Spider-Man, saprà che Madame Web non è più Cassandra Web, bensì la supereroina che una volta era Spider-Woman, cioè Julia Carpenter, che è diventata cieca quando ha preso questi poteri e adesso è la nuova Madame Web del Marvel, dei Marvel Comics, insomma. E secondo me è questa la vera protagonista del film. Potrebbero prendere proprio questo personaggio per gestirlo anche in maniera un po' più interessante, anche col rapporto con Peter Parker, eccetera. Insomma, possono fare veramente tante cose, e se questi due scrittori, che sono Matt Sazama e Burke Sharpless, riescono a creare una storia veramente bella e intrigante che intreccia bene le varie trame di Venom, Venom 2, Morbius, quindi hanno tutte le carte in regola per fare una cosa veramente bella. Serviva? Non lo so, è troppo presto per dirlo. Se gestiranno il Spider-Verse in maniera ottimale, usciranno dei film della Madonna. Sinistri 6, Goblin, i vari nemici di Spider-Man, hanno tantissime cose. Possono fare anche un film su un nemico, un arcinemico, un gruppo di nemici. Insomma, le carte in tavola sono tantissime. Gestitele bene, Sony, mi raccomando, se no io e Dalmo veniamo giù in sede vostra con una macchina e vi sfondiamo la vetrina se fate le cose fatte male. Perché amiamo Spider-Man, vogliamo che tutti quelli che sono rimasti un po' delusi, un po' feriti dal passaggio di Spider-Man dai Marvel Studios alla Sony, vengano un po' ripresi, un po' coccolati e riportati al cinema e riportati un po' anche sulla retta via, perché Spider-Man è un grandissimo personaggio. Non vederlo nei Marvel Studios è un grande colpo al cuore anche per me, ma se fate le cose fatte bene sono sicuro che tutti verranno al cinema e vi supporteranno. Non sbagliate. Con questa arringa finale io vi lascio. Iscrivetevi al Mondo Virtuale Official Channel su tutti i nostri social, mi raccomando, e fateci sapere la vostra, commentate se questo film lo aspettate, ve lo aspettavate, se conoscevate questo personaggio, e magari un accenno di trama, un qualcosa che secondo voi potrebbe essere il filo conduttore che legherà questo film agli altri, insomma qualcosa per commentare e per creare un po' di dialogo all'interno dei commenti sotto il nostro video. Da Maga è tutto, hashtag io sono virtuale, e leggete i fumetti, siate nerd e hasta la vista, ciao, ci vediamo. Non so come chiuderla, non mi veniva più, quindi io vi dico ciao e vado via.